Ciao, ciao, buona serata. Eccoci di nuovo qui, martedì sera, 20:30, per la nostra nuova diretta di questa settimana. Martedì 20 agosto, come sempre in queste serate d'estate, io mi domando chi abbia voglia di investire il suo prezioso tempo vacanziero. Ehi, hey, ciao Rita! Nell'imparare qualcosa per migliorare la qualità di vita del suo cane e di conseguenza della sua. È una domanda che mi faccio sempre. Bene, vedo che c'è già qualcuno qui insieme a me. Ciao Emanuela. Ciao. Comincio a domandare a voi per piacere se mi date un feedback sull'audio, se riuscite a sentirmi, se riuscite a vedermi. Ciao Edma. Ciao Cristina, ciao, ciao Gabriella, ciao Maria Giovanna, ehi, hey, ciao Chris, ciao. È bello vedere che ci sono delle persone che di settimana in settimana si mettono qui in gioco ad ascoltare e ad imparare. Ciao Aura, buona serata, ciao. Ed è ancora più bello vedere delle persone che hanno doppia voglia di mettersi. Ciao Anna, di mettersi ad ascoltare. Qui vedo che ci sono da ascoltare anche quest'ora delle persone che poi avranno dedicata loro la prossima ora della masterclass. È bellissimo vedervi anche qui. Ok, allora. Ciao, ciao a tutte. Io cerco come sempre di essere puntuale per usare bene il vostro tempo. Ciao, bello vedere anche qualche nome nuovo e qualche faccia nuova. Siete le benvenute. Ehi, ciao amica! Ciao Marica, ciao! Ciao e ben arrivata. Allora, io partirei per questa sera. Ciao Lauretta! Adesso smetto con i saluti perché sennò mi interrompo di continuo. E magari risulta anche fastidioso dall'altra parte. Ok. Oh, abbiamo un maschio. Il maschio lo saluto. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Elisa. Allora, questa sera vi voglio parlare. Ehi, hey, ciao Maria Cristina, benvenuta a te che è la prima volta. Ciao Deborah, non ce la faccio a non salutarvi. Ciao, ciao Lucia. Ciao. Allora, questa sera vi voglio parlare di due cose. Da una parte, due sorprese per questa settimana e dall'altra parte, due pilastri fondamentali che tutte le persone che dividono la vita con un cane dovrebbero conoscere e che invece pochissime, ciao Mara, pochissime persone che, ciao Deborah, che dividono la vita con un cane conoscono. Chris mi dice che è sorda, ma magari non si sente bene. Posso alzare un po' la voce? Ma certo che posso alzare la voce. Posso anche mettere il microfono un po' meglio nel cellulare, perché secondo me questo è un grosso problema. Ok, per cui dicevamo i due pilastri e le due sorprese. Questi saranno gli argomenti della nostra serata. Cercherò di essere. Ciao a tutti. Oh, ok, direi che siamo un buon numero e possiamo veramente partire. È bello vedere che ci sono delle persone nuove in questo nostro gruppo. Perdonatemi per chi ha già sentito queste parole. Oh, ciao anche a te, Susi. Cercherò di essere rapidissima, soltanto nel dire brevemente chi sono e cosa faccio. Io sono Cristina Bordoni, ciao, sono un istruttore cinofilo professionista da ben 20 anni. È una cosa importante che ti voglio dire questa sera, che in questi 20 anni il mio lavoro si è molto molto evoluto perché, ciao Marisa, perché ho scelto sempre di più di cercare di migliorare per essere sempre di più di aiuto a cani e a persone. Invece purtroppo vedo in giro e sento feedback di persone che poi arrivano da me di enormi improvvisazioni in questo lavoro e io lo trovo un grandissimo peccato perché chi fa il mio lavoro ha veramente la grandissima opportunità di aiutare il cane e soprattutto di aiutare la famiglia di quel cane.
E invece troppo spesso, a causa dell'improvvisazione, non solo questi pseudoprofessionisti non riescono ad aiutare la famiglia, ma tantomeno riescono ad aiutare il cane. È veramente un peccato, per cui mi sento in scienza e coscienza di dire a tutti voi: fate attenzione a chi vi rivolgete, perché in questo lavoro poco regolamentato, veramente poco regolamentato, basta pochi stage per potersi dire educatori o istruttori. Ma non è questo, il mondo del cane è veramente complesso. Ciao Enrica, e il mondo delle persone è ancora più complesso. Per fare un buon lavoro è fondamentale riuscire ad aiutare le persone ad aiutare il loro cane. Ecco, questo è il mio lavoro, è insegnare a te che hai scelto di condividere la vita con un cane a condividerla veramente, per cui a conoscere prima il tuo cane, ad educarlo, se vogliamo usare questa parola, a crescerlo, io preferisco, e ad affrontarne problemi e difficoltà. Tantissimi, tantissimi, tantissimi cani che, soprattutto che vivono nelle nostre città, hanno problemi, chi grandi, chi piccoli. E il problema del cane si riflette sul cane e si riflette sulla sua famiglia. Sono davvero pochi i cani che non hanno problemi o difficoltà, sono quelli che io chiamo i cani culo. Ciao! Ma credo che anche chi condivide la vita con un cane culo dovrebbe mettersi in gioco ed imparare veramente chi è il suo cane per aiutarlo a vivere nel modo più felice possibile. Invece, purtroppo, sull'argomento cani tutti pensano di sapere tutto, non solo gli educatori che hanno fatto 4 stage, ma chiunque vi dà consigli soltanto perché ha avuto un cane. Un po' come fanno le mamme che hanno già avuto figli e danno consigli agli altri senza sapere veramente che cosa c'è sotto per quella famiglia lì. Ecco, con i cani purtroppo succede la stessa cosa. C'è pochissima conoscenza, ma tutti sulla base dell'esperienza pensano di poter dare consigli. Quello che vi posso dire è che il mondo dei cani è incredibilmente e meravigliosamente complesso. Non si tratta di insegnare quattro esercizi, quella è una sciocchezza enorme che se vuoi fare va benissimo, ma è una goccia nel mare perché c'è una complessità gigantesca. Ok? Ecco, proprio con l'obiettivo numero uno di insegnare ai proprietari, mi passate questa parola brutta, a crescere il loro cane, a renderlo felice, a migliorare la qualità di vita del cane e della famiglia. Ciao Saretta! Io ho scelto negli ultimi 3 anni di creare un progetto web perché il web è uno strumento che mi permette di portare, come questa sera, conoscenza a tanti proprietari di cane. Proprio perché la conoscenza non c'è e le persone non sanno che senza avere la conoscenza non si può veramente conoscere un cane, renderlo felice o risolverne problemi e difficoltà. Con questa idea e con quest'idea dell'aiutare e divulgare tramite il web, sono state create le dirette come questa sera ed è bellissimo potervi accompagnare nel mondo del cane, nella sua mente e nel suo cuore. Due, è stato creato un gruppo di cui tanti di voi fanno parte proprio per cercare di portarvi conoscenza. E numero 3, ho creato un intero video percorso che vi prende e da zero vi guida a diventare dei proprietari responsabili, consapevoli, capaci di comprendere in profondità il proprio cane, capaci di creare una relazione con il proprio cane, capaci di sapere che cosa gli serve per stare bene e capaci praticamente di fare ciò che serve affinché questo cane sia educato, sappia stare al mondo e possa condividere con voi più vita possibile. Questo progetto, questo video percorso ha preso il nome di Educa il tuo cane e questo è un pezzo della sorpresa della quale parleremo poi questa sera. Perché spendo sempre delle parole per parlare del video percorso? Perché so che il web e il video percorso mi danno la possibilità di aiutare veramente, di cambiare la vita di cani e persone.
Grazie Chris per questo tuo commento, fantastico il video percorso. Spendo parole perché ci sono ancora troppissime persone che quando sentono video percorso spalancano gli occhi e dicono com'è possibile, perché la stragrande maggior parte delle persone pensa che educare un cane, renderlo felice, risolvere problemi e difficoltà sia andare sul campo d'addestramento a fare quattro esercizi. E forse anche qualcuno di voi che sta ascoltando crede che le cose stiano così semplicemente perché non sa che invece c'è dell'altro. Provate a pensare, lo mettiamo tra virgolette, di adottare potrebbe essere l'idea di un bambino russo a casa vostra. Com'è possibile crescere questo bambino russo già soltanto se non riusciamo a trovare il modo di creare una relazione con questo bambino russo? Se non capiamo un fico secco di quello che ci dice, non siamo in grado di comunicare noi con lui. Capite che già qui si trova un gap grande, grande. Ehi, hey, ciao a tutti. Ecco perché per fare bene le cose è necessario avere prima le conoscenze. Vi faccio un altro esempio semplice. All'interno del gruppo c'è sempre qualcuno che fa domande per risolvere qualche problema o difficoltà e la maggior parte delle persone danno consigli per inibire quel problema della quella difficoltà o punendolo o trovando delle strategie per punirlo. E nessuno pensa che non è la punizione, non è l'inibire la soluzione, ma è capire perché quel cane sta mettendo in pista quel comportamento. Se un cane tira, c'è un motivo. Se un cane scappa, c'è un motivo. Se un cane distrugge, c'è un motivo. Se un cane abbaia troppo, c'è un motivo. Se un cane ti fa la pipì sul letto, c'è un motivo. E non possiamo andare ad inibire soltanto, a sgridare, a punire per queste cose. Perché, come scrivevo qualche giorno fa, tappate un buco lavorando sull'inibizione, ma poi create una voragine. Il vostro cane, se fa queste cose, ricordatevi che ha un motivo, e quasi sempre il motivo è un disagio, una difficoltà. Ma ai suoi occhi, che razza di proprietario, guida, leader potrete essere se il vostro modo è soltanto il punire, non cercate di capirlo e di accoglierlo veramente? Capite che c'è una differenza abissale? Pretendiamo di essere ascoltati dai nostri cani, ma la stragrande maggior parte delle persone non è in grado di ascoltare e comprendere il proprio cane. Ecco, questo è il tassello di partenza. Ecco perché il video percorso insegna alle persone in primis ad ascoltare ed accogliere il proprio cane con la sua diversità. Due, insegna alle persone ad avere il giusto atteggiamento mentale per crescere un cane, perché non è così semplice. Ciao, ciao a tutti! Vedo che si stanno aggiungendo un sacco di altre persone. Insegna come creare una relazione vera. Prova a pensare alla relazione con qualcuno, con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi genitori, ma quanto è sfaccettata quella relazione e quante sono le cose che fanno quella relazione? E poi insegna a fare praticamente quello che tutti pensano sia il pezzo fondamentale, cioè il fare è soltanto la coda di tutto quello che invece va fatto con un cane. Perché se voi prima mettete tutti questi pezzi della relazione, della conoscenza, dell'accettazione, poi il fare diventerà: sì, brava Simona, dobbiamo capire i loro bisogni, dobbiamo proprio capire chi sono, perché tutti i cani sono diversi. E adesso cercheremo di arrivare anche a questo, cerco di stringere. Ci tengo ancora a dire una cosa riguardo al video percorso e poi chiudo perché ci sono tante tante cose da dire questa sera, che la cosa più divertente per me è vedere quando mi scrivono dei feedback scrivendomi io ero uno o una di quelli scettici, poi ho deciso di provare e l'avessi fatto prima. Credo che queste parole siano più che sufficienti per dirvi che cos'è questo percorso e a che cosa serve questo percorso? Io vi invito, anche se c'è un pezzo del vostro cervello che è scettico, a non perdere l'occasione e andare a vedere sul sito www.caniperamici.it che cos'è. E soprattutto vi invito ad avere ancora un po' di pazienza perché tra poco arriverà una sorpresa riguardo a questo. E ci sono ancora delle cose che vorrei dirvi, ma ve le dico dopo, così prima cerco di portarvi un po' di mondo. Un po' di mondo del cane affinché possiate cominciare a comprendere quanto è un mondo magico, sfaccettato e complesso. Questa sera ho detto che vi avrei parlato di due pilastri fondamentali che tutti i proprietari di cani dovrebbero comprendere. Mi piacerebbe girare a voi questa domanda. Se
Secondo voi, se qualcuno se la sente di rispondere, ma quali sono le due cose, che poi ce ne sarebbero molte di più di due, ma io stasera cerco di focalizzarmi su due, quali sono due cose veramente importanti per crescere un cane, educarlo, risolvere, affrontare problemi e difficoltà? C'è qualcuno che... O magari semplicemente pensatevela questa risposta, provate a fermarvi un attimo e a pensare, ok, secondo me è questo, due pilastri fondamentali per educare un cane, per risolvere problemi o difficoltà. Vi lascio un minuto di tempo per provare a pensare quella che è la vostra risposta. Ah, scusami, Deborah, pensavo suggerissi, non posso dire che ero scettica perché mi sei piaciuto da subito, la miglior scelta della mia vita. Grazie, Deborah. Ok, Cristina ci butta comprensione, grazie infinite, comprensione e rispetto. Tempo. Bello quando mi rispondete. Comprendersi a vicenda. Fiducia. Conoscerlo e conoscere il modo con cui comunicare con loro, creare fiducia. Ok, capire come pensa, creare una relazione con loro. Queste risposte io le trovo veramente molto belle, molto molto belle, ed è molto bello comprenderlo e non avere timore di non essere in grado. Interessante argomento, buono. Fiducia, relazione, fiducia, conoscenze, pazienza, amore, pazienza. Sono molto belle queste cose che mi state scrivendo. Tanti di voi mi portano l'argomento fiducia ed è veramente bello leggere queste cose. Sono strasicura. Beh, voi siete già avantissimo ed è bello vedere che in questo gruppo ci sono delle persone già consapevoli di tante cose. Sono veramente molto contenta. Sono strasicura che ci siano tantissimissime persone, forse anche all'ascolto, solo perché non sanno. Grazie Franco. Tantissime persone che penseranno che sia obbediente, che sappia fare gli esercizi, perché questa è la prima cosa che viene in mente. E invece effettivamente siamo lontanissimi. Io vi ringrazio tanto per queste cose che avete portato, perché sono certa che faranno riflettere anche chi semplicemente non sa. Bellissimo vedere il mondo nella sua prospettiva, osservare i suoi bisogni, creare feeling, rispetto e pazienza, cioè sono veramente empatia, sono veramente bellissime conoscenze e comunicazione. Sì, ma voi siete già studiati. Siete fantastici, veramente fantastici. Ecco, direi che abbiamo preso dei punti fondamentali. È venuto fuori un po' poco l'argomento della competenza, perché il sapere veramente cambia le cose, perché l'amore è un pezzo imprescindibile, lo diamo per scontato, ma ci sono delle cose che bisogna sapere e che si sanno veramente troppo poco. I due pilastri che io vi voglio portare questa sera, e cercherò di essere veramente veloce, sono due. È vero che sono molto di più, ma questa sera ci focalizziamo su questi. Il pilastro numero uno è conoscere il proprio cane e accoglierlo per quello che è. E questo è un argomento complicato, ma mo cerco di semplificarvelo. Il pilastro numero due su cui poggiare tutto è sapere quali sono i reali bisogni di un cane. Spesso quando io chiedo alle persone: ma quali sono i bisogni reali del tuo cane? Le persone mi dicono correre, avere tante coccole, stare sul letto, mangiare bene. Ok? Uno. Che cosa vuol dire conoscere veramente il proprio cane? Che cosa vuol dire conoscere veramente il proprio cane? Ve la faccio brevissima. Ogni cane, esattamente come ogni persona, è diverso. Pensa ai tuoi quattro amici o amiche e pensa quanto a livello di personalità sono diverse tra di loro. Per i cani è uguale, stessa identica cosa. Ci sono cani timidi, ci sono cani super estroversi, ci sono cani schivi, ci sono cani tranquilli, ci sono cani super agitati. Due, un'altra caratteristica veramente importante che definisce il tuo cane è la genetica.
Io vorrei che tu considerassi ogni razza come un operaio specializzato. Abbiamo creato le razze e diversificato le razze e specializzato ogni cane. Un maremmano si comporta in modo completamente diverso da come tende a comportarsi un pastore, da come tende a comportarsi uno Shih Tzu, un Cavalier King. Questi qui li abbiamo selezionati, creati, sono degli operai specializzati per fare compagnia. Ma uno che deve fare compagnia, ma quanto avrà bisogno di fare? Poco, perché deve stare lì a fare un tubazzo. Ma uno che abbiamo selezionato per mettere insieme di continuo le pecore tutto il giorno, ma sarà geneticamente un cane tranquillo che ha bisogno di fare poco? No, perché se no schioppa a fine giornata. Uno che è un maremmano e che noi abbiamo creato, selezionato per stare da solo a proteggere le pecore, ma sarà uno simpatico, carino, socievole con tutti? Capite che già queste macro informazioni vi fanno capire che ci sono delle diversità enormi. E se tu ti sei preso un maremmano, faccio degli esempi. E hai l'aspettativa di farlo diventare come un golden, simpatico, carino, socievole. Avrai sempre un'aspettativa frustrata. Se tu invece sarai in grado, prima di avere qualcuno che ti guida, a comprendere veramente chi è il tuo cane, perché io vi ho dato una goccia, ma c'è un mare su questo argomento. Ecco, se tu sarai in grado veramente di comprendere il tuo cane, di accoglierlo per quello che è. Sapere come puoi aiutarlo, che cosa puoi limare, che cosa puoi potenziare, perché è questo che possiamo fare, non possiamo stravolgerli, ma possiamo aiutarlo a migliorare certi aspetti e a mitigarne degli altri. Ecco, già sapendo fare questo, la qualità della vita del tuo cane cambierà dell'80%. Lui starà molto meglio e tu starai molto meglio. 2. Quello che abbiamo chiamato da questa parte è il pezzo numero 2. I bisogni di un cane. Se le persone conoscessero realmente i bisogni del loro cane, i cani starebbero molto meglio. Come possiamo semplificare i bisogni di un cane? Quelle cose che servono quotidianamente al cane per poter stare bene, per poter essere in equilibrio. Usiamo queste parole. Se tu sei nervoso, qui ci sono tante donne che ascoltano. Se io ho il ciclo, ho un diavolo per un giorno intero, un diavolo per capello. Ecco, se sei in quella situazione di disequilibrio, ma riesci a stare al mondo in modo sereno, carino, gentile con gli altri? No. Se sei un maschio e sei incazzato, mi passate questa parola, se sei teso, riesci a stare al mondo in modo sereno, ad essere carino, gentile con gli altri? No. Per cui, se a monte il tuo cane non sta in una situazione di benessere, ciao Miki. Di benessere e di equilibrio, non abbiamo nessuna speranza che si possa comportare bene. Certo che lo stare in equilibrio non è garanzia di perfezione di comportamenti, non lo è, ma è una base necessaria affinché un cane poi sopra possa poggiare e imparare, perché se uno sta bene ed è sereno, poi tutto si può fare e tutto diventa più semplice. Io questa sera ti porto veramente a spot 3 bisogni di un cane per cercare di essere semplice, perché l'obiettivo di queste serate è darvi degli input per farvi vedere che c'è un mondo pazzesco che la maggior parte delle persone ignora completamente. Prima di prendere una determinata razza, le persone dovrebbero informarsi. Verissimo, uno dei miei compiti è accompagnarvi a scegliere bene e se ormai abbiamo scelto, imparare a comprendere chi abbiamo scelto e a sostenere chi abbiamo scelto. I 3 bisogni. 3 bisogni che quotidianamente un cane necessita che il suo proprietario gli aiuti a soddisfare per poter stare in equilibrio, per poter stare bene e di conseguenza riuscire ad imparare a comportarsi bene. 1. Tanto semplice quanto importante. Ripeto che sto semplificando. C'è bisogno di muoversi su base quotidiana. Muoversi su base quotidiana vuol dire poter andare a correre. Poter passeggiare nel verde, poter muovere sto corpo
Non con le tre passeggiatine da 10 minuti, mattina, pranzo e cena. I cani che escono un quarto d'ora la mattina, un quarto d'ora a pranzo, un quarto d'ora a cena, a meno che non siano dei vecchietti decrepiti, non possono stare bene. Chiaramente, questa questione del movimento dipende anche dalla personalità, ti ricordi cosa dicevo prima, e dalla genetica. Un cane che abbiamo creato per correre dietro alle pecore tutto il giorno, ma potrà accontentarsi di tre uscite da 15 minuti l'una? No, ok? Se tu non darai al tuo cane la possibilità di soddisfare il bisogno numero uno, cioè il bisogno di movimento importante, lui non starà bene e farà tutta una serie di piccole e grandi cose inadeguate. Due, un cane ha bisogno di usare quel cervello che ha in testa. Voi non avete idea di quanto sia complesso il cervello del vostro cane. E di quanto abbia bisogno di fare delle cose, di imparare cose per usarlo questo cervello. Usare il cervello è un bisogno alla stregua del muoversi. Un cane che giochi con le palline sempre nello stesso identico modo non sta usando il cervello, si sta sfracassando le palle, mi passate il termine, perché ha delle potenzialità pazzesche e gli facciamo fare delle cose come se fosse un cerebro leso. Questa sera ci vado giù pesante, spero di riuscire a darvi un'idea. Fare cose, fare attività, imparare, seguire le proprie vocazioni, cercare, sono un milione di cose che è necessario che lui faccia per stare bene. E se vive con te in una città, è necessario che sia tu a fargliele fare. Certo che vivessi in un branco, in natura, se le farebbe da solo, si muoverebbe da solo, ma i cani cittadini, soprattutto i cani cittadini, hanno bisogno di te, hanno bisogno che sia tu a offrire questa opportunità, quest'opportunità. E la terza opportunità, il terzo bisogno, macro bisogno di un cane, che è sentirsi capace. Sentirsi capace vuol dire fare delle cose e riuscire. Avere un proprietario che di continuo gli dice: no, allora, ma basta, ma no! Ma che palle! Come fa a sentirsi capace un cane che sta in quella situazione o un cane che ha un proprietario coercitivo? Come può sentirsi capace? Non si può sentire capace, quindi non starà bene, quindi non riuscirà a comportarsi bene. Se queste tre cose, ve ne metto una quarta, un quarto bisogno. Un cane per stare bene ha bisogno di opportunità, ha bisogno di varietà. Cerco di essere concreta. Il cane che fa l'uscita sempre la stessa al giro dell'isolato, si spalla pure lui. È noioso, è noiosissimo. Peggio ancora quei cani che escono con i proprietari al cellulare. Ma che senso ha? Quelle persone che escono per 15 minuti con il cane e gli fanno fare il giro veloce solo per fargli fare la pipì, probabilmente non sanno che i bisogni del suo cane sono altri. Fare sempre la stessa roba noiosa non porta nutrimento, porta stress. Quindi io ve li ho buttati lì velocissimi, è molto più complessa di così, ma almeno un'idea adesso cominciate ad avercela. Concordo con te, visto che ho tre cani. Se i bisogni di un cane non sono soddisfatti in modo adeguato, peraltro per quel cane, perché sono simili ma diversi da un cane all'altro in base alla genetica e alla personalità. Che carina, tuo figlio è un bambino fortunato. Penso che cani e bambini abbiano molto in comune. Io sono stata una pessima madre con mio figlio quando era piccolo, poi sono migliorata alla grande. Se i bisogni non sono soddisfatti, quel cane non sarà in equilibrio, non starà emotivamente, fisicamente bene e comincerà a disfunzionare. Questa parola significa non funzionare bene, per cui farà cose varie, tirerà il guinzaglio, distruggerà il giardino, scaverà le buche, abbaierà troppo, si ciuccerà la coda. Quando sarà libero scapperà e se ne andrà cani cattivi perché sperimenterà divertimento. Sono mille, morderà, ringhierà, sono mille le cose che vengono fuori quando i bisogni non sono soddisfatti. Poi usiamo questo come esempio: se il tuo cane tira, se il tuo cane ringhia, non è solo lavorando sui bisogni che risolviamo il problema, ma se non lavori sui bisogni e ti limiti a fare quattro esercizietti o a cercare di inibire, non ne caverai mai niente. Se invece prima lavorerai sui bisogni, sulla comprensione, sulla comunicazione, oh sì, che poi ci possiamo mettere questo pezzo qui e che funzionerà bene. Ok. Credo di aver concentrato più che potevo.
veramente tante, tante cose per darti veramente, spero, degli spunti di riflessione che ti facciano venire voglia di saperne di più. Sapevi tutte queste cose? Ne eri a conoscenza? Ecco, il mondo del cane è incredibilmente più complesso di quanto la maggior parte delle persone immagini. E proprio per questo motivo, perché c'è bisogno di conoscenza a monte di tutto, perché se uno queste cose non le sa, non le fa, capite? Quindi, perché c'è bisogno di conoscenza, arrivo alle due sorprese che abbiamo pensato per voi questa settimana. Numero uno, vi ho creato un webinar, chiamiamolo un grosso video dove vi porto veramente tanta, tanta, tanta formazione. È un grande video gratuito dove trovate tantissima roba. Vi consiglio. Che bello, dovrei scrivere un libro, mi ci manca solo più quello, però mi piacerebbe. Dove troverete tantissima formazione per voi e per il vostro cane. Io vi consiglio di usare carta e penna perché ci sono anche degli esercizi. Perché sono. Ah, che figo! Che bello! Gianluca, sono contenta per te. Ok, aspettate che qui mi incasino se leggo troppe cose. Allora, sorpresa numero uno: vi ho creato il webinar. Vi metterò il link qui sotto alla diretta. Prima di conoscerti, non ne sapevo proprio. Grazie, Pierangela. Vi metterò il link di questo webinar, cioè un'ora di formazione, veramente tanto, più carta e penna perché dovrete scrivere e ci sono tantissime cose anche per chi ha già cominciato il percorso, per cui sarà un po' il ripassare e un po' sentire dei pezzi nuovi. Vi metto il link qui sotto. Sorpresa numero due, ma ve lo presenterà questo super video di formazione. Abbiamo deciso di darvi per questa settimana, fino a venerdì sera a mezzanotte, la possibilità di avere l'intero video percorso più i 15 giorni del mio supporto, più soprattutto la masterclass della quale adesso vi voglio parlare perché mi rende veramente orgogliosissima, al prezzo promozionale di 297 euro. Perché abbiamo deciso di farlo? Perché ci succede spessissimo che le persone conoscano il mio lavoro attraverso i video gratuiti. I quattro video gratuiti che se non hai ancora visto puoi andare a vedere sul sito www.caniperamici.it, poi presentano il video percorso e lasciano la possibilità alle persone, se decidono di entrare in questo mondo e di acquistarlo per i primi 7 giorni, di averlo a prezzo scontato. A volte però le persone che mi hanno appena conosciuto il mio lavoro, sono scettiche sull'idea del videocorso, che è quello che vi dicevo prima. Poi nel tempo cominciano a seguire il gruppo, vedono le testimonianze delle altre persone e vorrebbero acquistarlo, ma non hanno più la possibilità di averlo a prezzo promozionale. Per cui spesso mi chiedono, ma io non posso averlo ancora a prezzo promozionale perché adesso che ho imparato a conoscere il tuo lavoro vorrei farlo. Allora, abbiamo deciso di farlo per tutte quelle persone che se l'hanno domandato per questa settimana. Allora, da adesso fino a venerdì a mezzanotte c'è l'opportunità di avere l'intero video percorso più i 15 giorni con me più la masterclass ancora a 297 euro per tutti. Mi raccomando, il link che vi metto qui sotto è il link del webinar, cioè l'ora di formazione che vi ho creato e alla fine di questo webinar troverete la presentazione del video percorso se ancora qualcuno di voi non lo conosce ancora. Io non ho il cane. Che bello, ti arriverà tra 7 giorni. È fighissimo per chi non ce l'ha ancora poter cominciare questa avventura essendo consapevoli. Ci tengo a spendere ancora due parole sull'opportunità di questo percorso, perché è veramente un'enciclopedia dove trovate tutto, tutto per oggi e tutto per domani. Un altro dei feedback che più spesso mi capita di leggere è che bello, ogni tanto vado a rivedermi dei pezzi, cosa che non può succedere nel momento in cui scegliete di avere un educatore, un istruttore dal vivo, che è una delle cose che blocca più spesso le persone, perché ancora troppe, tante persone pensano che sia fondamentale avere un istruttore in carne ed ossa. E poi è bellissimo perché quando provano il percorso sistematicamente mi dicono: cavolo, avevi ragione,
non solo non è sufficiente perché anche tutta la parte pratica è spiegata pezzo per pezzo, ma è bellissimo perché a qualunque ora mi venga in mente, in qualunque momento io abbia bisogno di riguardarmi qualcosa, o mi vengono in mente le domande, ho bisogno di cercare delle risposte, il mio video percorso da aprire. E l'altra grossa cosa che volevo portarvi è che il video percorso vi dà accesso per 6 mesi alla masterclass. Che cos'è la masterclass? È un gruppo di persone meravigliose, per cui le persone sono veramente grata alle persone che sono già all'interno di questo gruppo perché è bellissimo lavorare con loro. È diventata un po' una famiglia di persone che realmente si sostengono tra di loro ed è una famiglia di persone competenti perché stanno veramente imparando che cosa fare ed è bellissimo vedere come tra di loro si aiutino. Ci sono io a guidare questa famiglia live una volta alla settimana. Dopo quest'ora divulgativa per tutti, ora nella quale io cerco veramente di darvi più flash possibile nel tempo che mi resta, ci sarà l'ora dedicata alle persone che stanno già seguendo la masterclass e il mio lavoro in questa masterclass è condurle, sostenerle, portare loro energia, aiutarle a crescere come persone, perché più saranno persone consapevoli e felici, più potranno tirare su cani consapevoli e felici. E questa cosa della masterclass si sta rivelando veramente un pezzo meraviglioso di questo video percorso. Per cui, sì, Aura, siete fortissime, siete veramente una squadretta fortissime. È veramente bella questa cosa della masterclass, è bellissimo potervi aiutare a sostenere ed è bellissimo vedere come voi vi sostenete tra di voi, perché un pezzo importante è il fare. Io ti posso portare tutto quello che ti serve per cambiare la tua vita e quella del tuo cane. Ho bisogno da te in cambio che tu faccia, che tu segua. Che figo, Marisa, entrate nella masterclass, è bellissima questa cosa. Per cui l'unica richiesta che io faccio a te per cambiarvi veramente la vita è che tu faccia, che tu segua, che tu partecipi. Qualcuno lo farà di più, qualcuno lo farà di meno, ma quello che serve è questo. Io ti porto tutto il resto. A te chiedo il fare. Allora, ti ricordo che troverai all'interno del gruppo e che troverai sotto questo. Gli addestratori non servono a nulla, ci vuole un educatore, ci vuole. Che bello! Grande, hanno un gruppo stupendo. La master è fantastica. Ecco, io, per me è bellissimo vedere che queste persone, che dopo si ciucceranno il mio sostegno ancora per un'ora, sono già qui e si stanno ciuccerando anche quest'ora. È veramente bello vedere il desiderio di imparare, di queste persone. Per cui io vi ringrazio, sono veramente io grata a voi. Allora, stavo dicendo che troverete il link con la possibilità di questo webinar, di questo super video e vi ricordo ancora per l'ultima volta che avete questa grande opportunità dell'intero video percorso più 15 giorni più la masterclass a 297 euro. Qualcuno tempo addietro aveva mosso critiche che io rispetto sul fatto che il prezzo fosse eccessivo. Prezzo eccessivo, dipende da quello che trovate. In questo video percorso trovate tutto, 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 tutto quello che vi serve. Trovate un 6 mesi di sostegno live da parte mia. Trovate i 15 giorni che trovate veramente il mondo e non avrete più bisogno di null'altro. Credo che questo sia più che sufficiente per chiudere anche questo argomento. Vi invito a fare una cosa. Se qualcuno di voi ha il desiderio di fare qualche cosa, ma è in difficoltà, è scettico, ha qualche domanda da fare, fatemela serenamente. Scrivetemi una mail, che la masterclass è fantastica. Adesso vi spiego cos'è questo MIC prima di chiudere. Scrivetemi una mail all'indirizzo caniperamici@gmail.com. È lecito che abbiate dei dubbi, delle diffidenze, ma portatemele così che io possa aiutarvi e risolvervi questi dubbi o diffidenze, perché sennò perderete l'occasione voi e non darete a me l'occasione di chiarire se ci sono delle cose che restano in sospese. Ci tengo così tanto ed insisto così tanto perché so che è veramente una grande opportunità e mi piacerebbe poter portare questa opportunità a più cani e persone possibili. Mick,
è una sigla venuta fuori nella masterclass che significa letteralmente muovere il culo. Passatemi l'espressione che solitamente io no, non mi permetto professionalmente in questo contesto, ma il mic è un argomento fondamentale. Ciao Cristina, dopo non ci sono, ascolterò domani. Perfetto. Il mic è il fare, perché se vuoi ottenere dei risultati, l'unica cosa importante da fare, avendo una guida, è il fare. Ok, allora direi che anche per questa sera vi ho buttato lì, vi ho portato qui, preferirei dire. Io ne ho provato un altro prima e posso confermare che questo, immagino, videocorso aiuta veramente passo passo. Io ringrazio sempre tanto chi ha provato e porta queste testimonianze, perché so che non è facile da fuori per le persone comprendere la reale opportunità, per cui è bello vedere che chi l'ha già fatto porta la testimonianza a chi non l'ha ancora fatto per poterli aiutare a sfruttare l'opportunità. Ok, allora. Trovate il link del webinar qui sotto la diretta, ve lo metterò a brevissimo, lo troverete anche domani nel gruppo Facebook e lo troverete anche nella pagina di Cani per Amici. Io invito tutti voi, se non avete ancora visto i video gratuiti che vi accompagnano in questo percorso, ad andare a scaricarli sul sito www.caniperamici.it. Invito tutti voi che avete dubbi o domande che sono assolutamente lecita a farmele queste domande. Io vorrei sapere, sono in difficoltà, se domandatemi, io vi risponderò. Penso per questa sera di avervi detto tutto. Mi spiace non aver risposto, ma già l'argomento era veramente sfaccettato e complesso per pigiarlo in così poco tempo. Il tempo delle domande non c'era. Ci tengo solo a dire un'ultima cosa. Nelle ultime settimane, ancora più spesso all'interno del gruppo, sono venute fuori domande assolutamente lecite e comprensibili da parte di persone che portano un problema. Io ho questo problema, che cosa faccio? È quello che già vi accennavo prima. Spessissimo le risposte sono: mi sono trovato benissimo, un percorso meraviglioso, ma che bello Giuseppe, sono contenta per te. Mi sono persa, oh. Non mi ricordo più che cosa. Ah, sì, che nel gruppo spessissimo vengono fuori domande. Io ho questo problema, cosa faccio? E vengono fuori consigli di persone che semplicemente non sapendo propongono come soluzione l'inibire. E questo è un pezzo importante per me. Non è un approccio corretto. L'approccio corretto è domandarsi sempre come prima cosa perché quel cane si sta comportando male. Perché è la motivazione, il perché di quel comportamento che può dare realmente accesso ad una possibile soluzione. Ok, basta, non dico più niente perché ho parlato tanto, tanto, tantissimo. Andate a vedere, andatevi a guardare il webinar, non perdetevi questa opportunità e se volete scrivete a me all'indirizzo caniperamici@gmail.com. Grazie, grazie veramente a tutti voi. Grazie a voi che ci starete anche dopo, è sempre bellissimo avervi qui. Ci vediamo, non so da dove, la prossima settimana, ore 20 e 30, per questa nuova diretta che faremo di nuovo insieme. Grazie, grazie a tutti, a prestissimo. Ciao! Grazie a te, Chris. Ciao!